Raga, sono a New York City, aeroporto JFK, non ho voce. Adesso vi spiego tutto, ma prima devo riuscire a non perdere il prossimo volo. Arrivo da un volo terrificante, preso stamattina da Milano con American Airlines, nettamente la compagnia aerea peggiore al mondo, praticamente un Ryanair che però fa tratte più lunghe. Mamma mia, io sono lamentone, ma mamma mia American Airlines, che aerei tristi, che cibo triste. Volo male, voi direte fenomeno, prendi la business. Ho provato, costava un rene. Io devo andare al 4. Ho preso il treno perfetto, 4 minuti sono arrivato al terminal 4. Pensavo di essere in ritardo, invece sono in perfetto orario. Pazzesco. Qui da qualche parte devo fare il check-in per il mio volo che mi porterà a Dallas, raga, a Dallas. Qui un lesghiri ci sta, mi sa, se posso. Qua la situazione è lunga, mi sa. B47. Quindi fratello, direi che puoi lasciare un like, iscriverti al canale, perché il buon Tomino sta partendo per Dallas, dove, se non lo sai, ma lo sai, si giocheranno le finali NBA. Vado da Luca e Kyrie, let's go, direi. I video sul canale arriveranno quando meno te l'aspetti, perché essendo qua non c'ho tempo di dire domani video, oggi video, bla bla bla, tutte ste cagate. Quindi ci provo, ma tu iscriviti così rimani sul pezzo e ti godi video dell'NBA Finals, fratello. Finché se sono casato. Adesso, mentre aspetto di partire, partiamo un attimo delle Finals. La finale, raga, lo sapete, è Boston-Dallas. Nel momento in cui registro questo video siamo 2-0 Boston, che ha vinto le due in casa. La prima l'ha vinta abbastanza facile, la seconda invece ha fatto più fatica. Fatto sta che ha difeso il fattore campo, quindi Boston 2, Dallas 0, si va a Dallas. Quando dico si va a Dallas intendo si va, perché vado anch'io. Spero di non attirarmi i hating di nessuno se dico che Boston in questa run nei playoff ha avuto la strada un po' spianata, ha avuto anche un po' di culo, perché ha beccato prima Miami, che erano rotti, capottati. Poi ha beccato Cleveland, che per un po' è stata senza Donovan Mitchell, e Cleveland senza Donovan Mitchell non può camminare. Dopodiché in finale est ha beccato Indiana, che si è ritrovata con Haliburton mezzo rotto e poi senza Haliburton. Quindi Boston, bravi, ma un po' di culo ce l'hanno avuto. I nostri amici di Dallas invece hanno fatto un pochino più fatica, perché hanno beccato al primo turno i Clippers e hanno faticato per mandarli a casa. Poi hanno beccato OKC, che era arrivata prima a Ovest e l'hanno buttata fuori in 6 partite. E per chiudere nella finale della Western Conference hanno mandato a casa Minnesota. Io non l'avrei mai detto, io avevo dato Minnesota per favorita. Tra l'altro anche a Sky in diretta Basket 1 avevo detto: ah, per me Minnesota ne ha di più, vedrai che vince Minnesota. Ciaone. Bravo Tommino. Quindi mi sparo un mini pronostico, anzi no, il pronostico ve lo faccio, se me ne ricordo, quando arriviamo a Dallas, perché ora le sghiri. Raga, sono mega emozionato, c'ho veramente le farfalle nello stomaco, realizzo un sogno a 38 anni. Sono stato a vedere le partite NBA, sono stato a vedere playoff, ma mai a vedere le finals e mai soprattutto con gli accessi che potrebbe darmi Sky. Quindi, mamma mia, emozione incredibile, troppo carico, veramente, vamos. Ah, e ultima cosa che ci tengo a precisare, io sono qua a spese mie come Tommaso Marino, raggiungo la troupe di Sky alle Mamoli Teo Saragna, ma sono qua come Tommy, pago l'albergo, pago il volo, anche salato, perché l'ho fatto praticamente l'altro ieri quando ho scoperto che Dallas sarebbe andata in finale, quindi... però vale la pena, raga, chi se ne frega. Di freddo fa. As you are getting settled, would like to remind you. Atterrato a Dallas, Texas. Dallas è il terzo aeroporto più trafficato al mondo per quanto riguarda gli aerei e il secondo per quanto riguarda il flusso di persone. Fun fact, così, a caso. Io sono bollito. Dovrebbe essere tutto dritto di qua. Devo riuscire a chiamare un Uber prima che il mio corpo si spenga definitivamente. Heal.
prima. Cazzo. Finalmente a Dallas. Pazzesco. Ha fatto il rumore. Vabbè, allora, la lucina verde la fa, è impossibile. Rifallo, rifallo. Ma come è cazzo è possibile? Scusa un attimo, Più rabbia. Ilma. Ah, mamma mia. Mamma mia. La stanza rimane la signora stanza. Vediamo la situa in bagno. Boh. La doccia è 30 metri quadrati. Facciamo un check della vista. Boh. Siamo a downtown, pieno centro Dallas. Io vi dirò che adesso dormo. C'è ESPN che va, classico Ilma. Il mio pronostico per queste finals è che Dallas una partita tosta in casa ce l'ha, ma perde 4-1. Questo è il mio pronostico. Si vedrà, ragazzi. Quindi direi che da Dallas è tutto, ci sono arrivato vivo. Tu iscriviti al canale che arriveranno video bomba delle finals da domani in poi. Non ne posso più, sono stanco morto e iscriviti, man. Iscriviti. Ci vediamo al prossimo video che sarà tra pochi giorni. Let's go. Ciao.